Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenota la Darebellato Medical Group. Buonasera e ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. Apriamo con la cronaca perché una pattuglia della polizia locale di Castelfranco durante un servizio di controllo a San Frolloriano ha fermato una vettura ieri verso sera con a bordo un 29enne di nazionalità estera residente a Vedelago. Bene, gli agenti hanno chiesto i documenti come di consueto e il guidatore ha esibito una patente rilasciata dalle autorità dell'isola di Malta. Un documento non facile da trovare nei normali controlli. La cosa quindi ha subito insospettito gli agenti. Agenti che hanno analizzato il documento con il microscopio e successivamente con la lampada Woods in dotazione al comando per accertarne l'autenticità. Bene, dopo un'attenta analisi è emerso che la patente di guida era stata abilmente contraffatta. Il 29enne, messo alle strette, ha quindi ammesso di aver acquistato il documento per 1.200 euro ed è stato quindi condotto al comando per il fotosegnalamento. Il documento è stato sequestrato, come pure il veicolo, e il guidatore è stato quindi deferito all'autorità giudiziaria. Ancora cronaca, i carabinieri di Castelfranco hanno rintracciato ed arrestato a Resana un 34enne di origini ghanesi sul quale pendeva un ordine di espiazione pena di 3 anni di reclusione per reati di rapina e lesioni. La condanna trae origine da fatti avvenuti nel gennaio 2020 quando lo straniero era stato arrestato in flagranza per il suo coinvolgimento in una rapina nel corso della quale erano stati picchiati e rubati di portafogli e cellulare 3 giovani. Tra i quali 2 ragazze minorenni, i quali si erano recati presso la sua abitazione per trascorrervi parte della serata. L'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Bona. Una variante verde per riclassificare i terreni da edificabili a non edificabili e poi crediti edilizi per i proprietari di fabbricati obsoleti. Sono questi gli strumenti a disposizione dei cittadini per il contrasto al consumo del suolo e la tutela del paesaggio che il Comune di Treviso mette a disposizione tramite il nuovo avviso di manifestazione di interesse pubblicato nel sito web dell'ente. Per tutti i dettagli, per chi ne fosse interessato naturalmente a questa notizia di edilizia locale, edilizia residenziale, io vi rimando al nostro approfondimento su Notizie Plus, approfondimento che potete leggere cliccando sul link che avete in descrizione di questa news sotto il video del notiziario oppure accedendovi direttamente dalla app TG Plus. Chiudiamo con una notizia di carattere regionale, parliamo di Via del Mare, perché torna ancora attualità la superstrada destinata a collegare l'entroterra, Treviso in primis, e le località balneari di Jesolo, Eraclea e Cavallino Tre Porti. La vicepresidente della regione, nonché assessore alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, quest'oggi a Palazzo Balbi, infatti, insieme con i tecnici dell'area infrastrutture, trasporti e lavori pubblici della regione e con la società concessionaria del progetto Via del Mare, ha convocato un incontro al quale sono stati invitati i sindaci di Jesolo, San Donà di Piave, Musile di Piave, San Biagio di Callalta, Cavallino Tre Porti, Eraclea e Treviso. Era presente a questo incontro anche l'assessore regionale al bilancio e alla programmazione Francesco Calzavara, già sindaco di Jesolo in passato. Con questa news chiudiamo il nostro notiziario, però io vi invito ad andarvi a leggere il nostro approfondimento con le dichiarazioni integrali del vice governatore su Notizie Plus, anche questo contenuto che come tutti gli altri potete gratuitamente ricevere iscrivendovi, installandovi la app gratuita TG Plus.